Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi ci troviamo di nuovo nella chiesa della comunità ortodossa San Giovanni Crisostomo di Busto Arsizio. Oggi il nostro fratello Paolo, benvenuto, Grazie Padre per l'opportunità. che si è battezzato un anno e mezzo fa, è diventato ortodosso, è entrato nella Chiesa di Cristo. Oggi Paolo ci presenterà la sua testimonianza di fede, come ha conosciuto lui l'ortodossia, come è arrivato lui a fare questo cammino, pian piano, essendo assistito dallo Spirito Santo da fuori, perché una volta battezzato lo Spirito c'è dentro di noi. E così vediamo come è stato assistito da fuori per essere portato, per avere lo Spirito Santo dentro di lui. Adesso, in poche parole, prego di presentare la tua testimonianza per i nostri fratelli che ancora sono nelle ricerche della fede che ci porta a Dio. Io ho incontrato l'ortodossia, anzi, dire la verità, da un decennio e l'ho incontrato in uno dei miei viaggi per lavoro. Ho incontrato quella che oggi è mia moglie Vera, Natalia, e praticamente l'ho incontrata in Moldova e lì ho incominciato a sentir parlare di Chiesa Ortodossa. Anche se in realtà poi Dio l'ho sempre conosciuto perché comunque nella famiglia eravamo vicini a quello che è le cose di fede. Però lì ho incontrato una realtà vera, una realtà fatta di ricerca, cosa che mi ha sempre affascinato. Io però in realtà sono entrato poche volte in quel periodo in una chiesa ortodossa. Poi con Natalia abbiamo cominciato il percorso di matrimonio, abbiamo cominciato a fare quello civile in Italia, però sentivamo che comunque ci mancava qualcosa, l'unione davanti a Cristo, davanti a Dio. Questa ricerca ci ha portato a tornare in Moldova, dove abbiamo fatto un matrimonio misto e ci è stato venduto come corretto. Infatti noi la domanda se si poteva fare, perché io in realtà avevo un battesimo romano-cattolico, l'ho fatta e mi è stato detto che era assolutamente valido, non c'era nessun problema e potevamo tranquillamente sposarci in chiesa ortodossa. Siamo arrivati in questa chiesa dove mi hanno fatto ora posso dirlo, ma io in quel momento non capivo niente perché era tutta in lingua rumena o russa, addirittura in alcune parti della liturgia, per cui io annuivo e accettavo tutto quello che mi è stato proposto senza infiducia, perché ovviamente era Ti ha fatto una cresima dicendoti che sei ortodosso tramite questa cresima, che in realtà tu neanche non sapevi che cosa è, non eri preparato, non avevi la coscienza di quello che stai facendo, e lo facevi così come un rituale. E poi dopo un tempo ti sei accorto che è stato un inganno spirituale. Diciamo che poi da quel momento siamo tornati in Italia convinti di essere uniti davanti a Dio, fino a che ci sono stati i primi incontri proprio con te qui nella chiesa di Busto Arsizio, fatti però solo di cose rituali. Cioè la benedizione del cesto a Pasqua piuttosto che qualche incontro così fugace, ma non frequentando la chiesa. Finché a un certo punto siamo arrivati in famiglia ad avere dei grossi problemi. Questi grossi problemi ci stavano portando un po' alla deriva, non sapevamo bene dentro di noi
succedendo, finché Natalia ha cominciato questa sua ricerca di Dio, di ritornare a cercare Dio, di riavvicinarsi alla casa di Dio, e è venuta in chiesa qui a Bustarsizio. Ti dico, non è stato sempre facile, perché in realtà noi abbiamo trovato, anche grazie a te, queste porte non propriamente aperte, ma socchiuse, perché comunque bisogna volere veramente entrare in una parrocchia, e non deve essere facilissimo, perché se è facile allora non si sente quella serietà che io ho apprezzato quando padre Costantin mi ha sbattuto la porta in faccia una domenica che io volevo venire in chiesa, ma mi è stato detto di no. Ma la mia ricerca da lì è diventata ancora più volenterosa, cioè volevo sempre di più venire in chiesa. Ti sei trovato in una situazione che tu, con l'inganno che hai ricevuto dall'altra parte, pensando che sei a posto, invece non sapevi neanche di che cosa si tratta, non sapevi neanche che cosa è l'ortodossia, assolutamente niente, avevi il pensiero che è del diritto e tu sei invece non eri niente, no? E così quando io ti ho trattato come vengono trattati tutti quelli che non cercano la verità, ti sei messo delle domande e hai iniziato a ricercare, a vedere di che cosa si tratta, no? Esatto. Hai visto i sacri carni della Chiesa Ortodossa, hai visto che vuol dire entrare nella Chiesa Ortodossa tramite il battesimo e non tramite altre vie. Tu volevi entrare in Chiesa Ortodossa, poi hai deciso di entrare tramite la porta, non tramite la finestra, come purtroppo entrano tanti tramite la finestra, poi abbiamo i problemi che abbiamo oggi in Chiesa, perché purtroppo tanti sono entrati in Chiesa tramite la finestra e non tramite la porta. Sì, sì, e proprio questa ricerca mi ha portato a seguire il catechismo che tu proponevi alla domenica dopo la messa, dove mi si sono veramente aperti gli occhi, dove, ma non gli occhi fisici, gli occhi della mente, gli occhi verso una realtà che, rispetto a quella che io avevo sempre vissuto e nella quale avevo creduto anche nel passato, è crollata, perché la verità era che io non ero battezzato, perché in tutte le sacre scritture c'è la modalità di battesimo, l'unico vero modo per essere battezzati, che è quello con le tre immersioni. La retta fede, la retta fede. Che può essere anche tre immersioni una eresia, non vale lo stesso. Tre immersioni nella retta fede ortodossa. E in più poi ci sono stati tutti e tre i sacramenti, perciò di nuovo la comunione, la cresima. E il giorno che ho preso per la prima volta il corpo e il sangue di Cristo è stato memorabile, cioè indimenticabile, perché si ha un senso di riempimento, di appagamento. Tutto quello che nella vita tu hai cercato, nelle cose materiali, nel lavorare come un pazzo, nel cercare di avere sempre ragione, di avere, invece in realtà in quel momento non aveva più significato. Sì, chiaro. L'unico significato era la pienezza di questa liturgia che si chiude con la comunione con il corpo e il sangue di Cristo. Sì. Che puoi dire di dopo il battesimo, quando hai fatto il battesimo, hai fatto l'immersione qua in chiesa, è stato, mi ricordo, in quel momento quando ti sei immerso e sei uscito tre volte nel nome della Santa Trinità. Sappiamo che il battesimo è la rinascita in Cristo, no? Che hai vissuto in quel momento del sacramento del battesimo? Dic-
Diciamo che è stato un po' il compimento di quello che ero ritornato ad imparare durante la catechesi. Cioè, tutte quelle cose che nella catechesi tu o ho letto nei libri che tu mi hai proposto o tu mi hai insegnato, quando tu esci per l'ultima volta dall'acqua dici ora ci sono. Cioè, ti senti facente parte di Rinato, un... rinato in Cristo, no? Da Adamo il nuovo dall'Adamo il vecchio diventi Adamo il nuovo, come dicono anche i padri della Chiesa. Che consiglio ci puoi dare a tanti, diciamo, eterodossi che vivevano nelle altre false fede? Che sono stati ricevuti senza il sacramento del battesimo, perché tu hai vissuto essere ricevuto tramite una cresima fatta in 2 minuti, che non ti ha servito a nulla, hai fatto pure un matrimonio misto che è nullo, già fatto è nullo perché i sacri canoni vietano i matrimoni misti, che puoi dire per tanti che purtroppo cercando la verità sono entrati in ortodossia, però come dicevo, non tramite la porta, tramite la finestra. Il consiglio che vi posso dare è di cercare, non fermarsi mai a quello che viene raccontato. Se non capite, chiedete, studiate, leggete, ci sono tanti testi della patristica dove è scritto tutto chiaro, tutto è stato scritto 2000 anni fa. Sì, anche i sacri canoni sono stati lasciati, canoni apostolici che parla del battesimo, che in chiesa si entra in battesimo con il battesimo tramite l'immersione e tutto quanto, e loro tu dai questo segnale di allarme che purtroppo quelli che non sono stati ricevuti nella chiesa ortodossa tramite il battesimo praticamente sono solo un inganno e non sono, in realtà non sono ortodossi, sono come prima dei catecumeni, semplici catecumeni cresimati, niente di più purtroppo. E poi hai fatto anche il matrimonio con tua moglie Sì, Natalia. poi ci siamo anche, Sì. poi abbiamo sistemato Perché il matrimonio, essendo un anche... sacramento, non si può dare a una persona che non è ortodossa, che non fa Sì. parte della Chiaro. Chiesa ortodossa. Allora, il sacramento del matrimonio viene dato dopo di che la persona che non è ortodossa diventa ortodossa, però non che dico io, che dice la moglie, per diciamo convinzione, e Assolutamente poi per per convinzione. convinzione, e una volta convinto che si battezza la persona, poi si può fare il sacramento del matrimonio, perché altrimenti un matrimonio fatto senza che la persona che non è ortodossa non diventa ortodossa non ha nessuna validità canonica. Tutti i sacri canoni vieta a un ortodosso a sposarsi in chiesa, fare un matrimonio in chiesa misto, che porta a nulla, non porta a niente, perché in Assolutamente. realtà il matrimonio ha il ruolo, io aiuto mia moglie aiuta me a salvarci. Questo è lo scopo del matrimonio. Chiaro. Poi fare i bambini se ci sono, dove non ci sono bambini non vuol dire che sono maledetti, perché lo scopo del matrimonio è questo, per salvarci le anime. Io aiuto mia moglie aiuta me. Se noi abbiamo in famiglia una fede che non c'entra niente con la verità, una fede creata dagli uomini, secondo la filosofia e secondo la politica, quella non è una vera famiglia, è una finta famiglia, e poi alla fine anche i bambini, la confusione, non sanno che via prendere del papà, della mamma, e sono in confusione, è tutta una confusione. Il matrimonio misto, senza avere la fede in Cristo, nella sua unica chiesa ortodossa, è una schizofrenia, è un'idiozia,
una schizofrenia e non aiuta nessuno. La maggior parte dei matrimoni che ho conosciuto misti sono dei matrimoni che complicati, molto complicati. Ma anche perché, scusa se ti interrompo, anche perché in realtà anche proprio nella vita pratica, quando io non ero vicino alla Chiesa ortodossa, preferivo andare in montagna, andare al mare. Sì. E come puoi legare se la moglie vuole andare in chiesa e tu vuoi andare in montagna, capisci che non si lega. Oggi abbiamo la mentalità comune, ci sosteniamo, abbiamo i nostri problemi perché siamo esseri umani, però la nostra vita è migliorata esponenzialmente, cioè certo. La nostra coppia. Nella famiglia sposata in chiesa tramite il sacramento viene la benedizione di Dio in quella famiglia, e come sappiamo Dio è qua, moglie e donna, moglie e marito, la vicinanza di loro verso Dio avvicina anche loro, la lontananza di Dio riporta, che la maggior parte dei matrimoni purtroppo oggi si fanno solo di forma, come un rituale, la coppia non rimane in Cristo, non rimane in chiesa e alla fine dopo 2 o 3 anni il divorzio è la rovina, perché lì non c'è niente, allora, non c'è Dio. Io credo che saremmo arrivati lì se non avessimo... Tanti di noi, se non eravamo in Cristo, non andavamo su questa via, la nostra famiglia, una famiglia senza Dio non è famiglia. Oggi noi pensiamo prima a Cristo, noi prima pensiamo alla nostra salvezza verso Dio, poi alla nostra coppia. Sì, noi sì, ci amiamo, noi vogliamo, ci vogliamo bene, sì. Ma in realtà l'amore è per Cristo. Sì, sì, chiaro, così deve essere. Ti ringrazio per la tua testimonianza, speriamo che quelli che ascolteranno questa intervista, questa testimonianza di fede, penseranno e ricercheranno la via giusta se per caso è capitato che hanno preso una via totalmente sbagliata, e Dio a chi cerca la verità fa uscire sempre le persone strada. Volevo dire un'ultima cosa. Sì. Sono stato benedetto da Dio che mi ha fatto avvicinare molte persone ortodosse. Qualcuna è una figura giusta che mi ha spiegato, mi ha avvicinato veramente alla retta fede. Altre invece, anche dopo che sono diventato ortodosso, le ho riconosciute come lupi. Come lupi, sì. E si sono dimostrati lupi. Perciò quello che dicevo anche prima è approfondiamo. Non fermiamoci alle apparenze di persone che parlano bene, sono vestite bene, ma in realtà hanno un cuore malato. Sì, 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 chiaro, chiaro. E... sì. Va bene, ti ringrazio e...